Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao, benvenuti al nuovo episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa chattata ragioneremo brevemente di 5 mini droni di fascia entry level, cercando di valutare quale potrebbe essere il miglior giocattolino da comprare per iniziare ad esplorare il mondo dei mini droni. La prima cosa da sapere e che è sempre bene tenere a mente è che prima di stare ad investire una somma rilevante per comprare un mini drone super tecnologico con cui iniziare a fare delle riprese da nuovi punti di vista, è bene iniziare a esplorare il mondo con dei mini droni che costano molto poco, in modo da vedere se è un mondo o è una cosa che potrebbe interessare, o seppure invece è un ruzzino che è bene lasciar stare. Inoltre, investire subito in un grande drone costoso vi metterà vi esporrà ad un forte rischio, ossia la probabilità che in modo incidentale possiate rompere o danneggiare il vostro nuovo super fiammante mega drone tecnologico, con il risultato di aver buttato dalla finestra una somma ingente, in quanto non sufficientemente dotati come piloti di mini droni di quell'esperienza per poter, diciamo, utilizzarlo in modo proficuo. Quindi è utile acquistare una serie di mini dronini, o comunque anche uno solo, di fascia entry level, e quindi esplorare questo mondo in modo da impararne tutti i trucchi. E poi, dopo, una volta che uno ha acquisito il know-how e le competenze per far volare questi aggeggini, valutare se c'è la necessità o meno di acquistare un drone più costoso, o seppure per quello che uno intende fare potrebbe essere sufficiente l'utilizzo di un mini dronino giocattolo, utilizzato anche per delle riprese in esterno, qualora vi siano delle condizioni ambientali ottime, quindi assenza di vento, in modo tale da non porre a rischio né l'oggetto né eventuali terzi soggetti che potrebbero essere vicini all'aria e che potrebbero essere feriti o danneggiati. Un altro elemento da tenere presente è che di solito quasi tutti i mini dronini sono dotati di software da installare su smartphone o tablet. Io personalmente consiglierei di installare questi software solo su tablet e mai sul proprio smartphone. Questo in quanto questi software di controllo remoto del mini drone potrebbero non essere scritti in modo perfetto, potrebbero aprire delle backdoor di sicurezza all'interno del vostro smartphone e mettervi a rischio di eventuale hacking. Dopotutto, oggi gli smartphone sono dei veri e propri computer e quindi bisogna pensare anche a queste eventualità. Mentre un tablet interamente dedicato all'uso del ruzzino e completamente sganciato da un uso personale o professionale dello smartphone metterebbe al riparo da ogni potenziale eventualità negativa. Tutti e cinque i mini dronini di cui andrò a discutere sono giocattolini di fascia entry level, attualmente al mese di giugno, primi di giugno del 2019, hanno un prezzo amazzonico che non supera i 25 al massimo 30 euro, incluso le spese di spedizione. Sono quindi fascia entry level, sono tutti dotati di telecamera e hanno ovviamente il telecomando e varie caratteristiche. Ho voluto scegliere proprio dei mini dronini dotati di telecamera perché indubbiamente lo spasso più, credo, interessante sia quello di riuscire a fare delle fotografie o filmati con un punto di vista inusuale, come se praticamente si stesse volando.
qualifier X1. Praticamente tempo di volo circa 7 minuti, tempo di ricarica della batteria 1 ora, pixel della fotocamera sono 0,3 megapixel, la modalità di registrazione della telecamerina è in 640x480, distanza di controllo circa 80-100 metri, distanza di controllo in Wi-Fi circa 20-30 metri. Il contenuto del pacco è presente il mini dronino, due batterie da 3,7 volte 500 mAh, 4 eliche più 4 eliche di riserva, un cavo USB, un trasmettitore che sarebbe il controller e un cacciavitino più un manuale utente. Il fatto di avere due batterie in bundle porta l'esperienza di volo a un totale di circa 15 minuti. Andando sul sito amazonico potete andare a verificare quale sia il livello di gradimento del mini dronino Alifar X1, che attualmente alla data odierna dei primi di giugno 2019 porta un numero pari a 2,8 stelle di gradimento. L'IDRC L10, attuale valutazione sul sito amazonico, ha un gradimento di 3.5 stelle, tempo di volo non definito, tempo di ricarica non definito, pixel della fotocamera 0,3 megapixel, modalità di registrazione in alta definizione a 0,3 megapixel, distanza di controllo non definito, distanza di controllo Wi-Fi non definito. Contenuto del pacco: un quadricopter, cioè il mini dronino, almeno una batteria, presumo dalla descrizione, un manuale, un telecomando. I commenti sul mini dronino LIDRC L10 sono reperibili sul sito amazonico. C'è da tenere presente che molto gradevole il design di questo piccolo mini dronino, in quanto le piccole eliche intubate sono incapsulate all'interno di grossi contenitori di plastica che sembrano proteggere in modo massivo le eliche. Sima RC FPV 720P, numero di stelle di gradimento sul sito amazonico 2.5 stelle, tempo di volo non definito, tempo di ricarica non definito, pixel della fotocamera 0,3 megapixel, modalità di registrazione HD a 0,3 megapixel, distanza di controllo non definito, distanza di controllo e Wi-Fi non definito. Contenuto del pacco: un mini dronino, un telecomando, un supporto per il telefono cellulare, due batterie da 3,7 volt da 500 mAh, un cavo di ricarica USB, 4 eliche di ricambio, 4 anelli di protezione, un lettore di schede, un cacciavite, una scheda di memoria da 4 GB, un manuale in inglese. A mio avviso, di questo modello di mini dronino Sima RC FPV 720P è particolarmente interessante il fatto che abbia in bundle una scheda di memoria SIM da 4 GB, che raffrontata con il costo del mini drone, che è molto basso, entry level, è particolarmente competitivo questo mini drone in termini di rapporto prezzo-qualità, e è possibile reperire sul sito amazonico tutti i commenti d'uso riguardo a questo mini dronino, che però
ha un punteggio in termini di stelle di 2,5 stelle. Mini dronino Kaideng K90, attualmente ha un punteggio amazzonico in stelle di 3,5. Tempo di volo non definito, tempo di ricarica non definito, pixel della fotocamera 0,3 megapixel. Modalità di registrazione, a quanto pare sembrerebbe un 640x480. Distanza di controllo non definita. Distanza di controllo Wi-Fi non definito. Attenzione, il drone con camera Wi-Fi, quando è pilotato dal telefono o dal pad, può essere utilizzata la funzione video ed immagini. Se si utilizza il telecomando, non è possibile utilizzare la funzione foto del dronino. Contenuti del pacco: un drone, un telecomando, due batterie, un cavo USB, un manuale in inglese. È particolarmente rilevante il fatto che questo mini dronino Kaideng K90, la fotocamera in modalità cattura foto o filmati, non è operativa nel mini drone se questo viene radiocomandato con il telecomando. La funzionalità della telecamera è operativa solo se viene pilotato dal telefonino oppure dal notepad che trasmette in wifi. Quindi di conseguenza, se meditate di installare il software del Kaideng K90 su un piccolo notepad, e volete manovrare il mini dronino con il telecomando, non vi funzionerà praticamente la modalità della telecamera a meno che non usiate il pad oppure lo smartphone per manovrare il mini dronino. Di conseguenza non si capisce bene a cosa possa servire il telecomando, dato che nel suo uso la telecamerina non è operativa. Star UFO RC ha 0 recensioni sul sito amazzonico, tempo di volo circa tra i 6 e gli 8 minuti, tempo di ricarica 1 ora e 40 minuti, pixel della fotocamera non definito, modalità di registrazione non definito, distanza di controllo 100 metri, distanza di controllo Wi-Fi non definito. È un drone per indoor ma anche per attività outdoor, e resisterebbe abbastanza bene anche a brezze sostenute. Contenuto del pacco: un drone, 4 proteggi eliche, 4 eliche, un telecomando, cavo USB, una batteria da 3,7 volt e 500 mAh, una SIM card da 1 GB inclusa. Particolarmente interessante secondo me questo mini dronino, anche se non è mai stato provato da nessuno, il fatto che abbia una SIM card a bordo probabilmente registra le funzionalità della telecamera direttamente nella SIM card dentro il mini dronino, e quindi di conseguenza dopo può essere, diciamo, scaricati foto e filmati collegando la SIM card al computer per recuperare i filmati.
Valutazioni finali, almeno secondo le mie modeste opinioni. I mini dronini che mi hanno convinto di più sono lo Star UFO RC, che pur non avendo nessuna recensione, trovo interessante perché ha una SIM card da 1 giga in allegato. Inoltre è un drone che sembra un pochino più grande rispetto agli altri perché è dato sia per attività indoor quanto per attività outdoor. Ha anche quattro eliche piuttosto grosse, quindi mi sembra piuttosto robusto e ci sono anche quattro eliche di ricambio. Interessante anche il Sima RC FPV 720P perché ha due batterie per il drone e perché ha anche una SIM card da 4 GB inclusa, tutti elementi che portano ad un elevato rapporto qualità-prezzo, considerato il basso prezzo di acquisto di questi mini dronini. Non è malaccio nemmeno il Lidi RC L10 perché ha un punteggio in termini di stelle amazzoniche che è il più elevato. Inoltre ha due robuste protezioni di plastica ai lati che proteggono le quattro eliche intubate. In caso di urti accidentali, secondo me è un elemento strutturale di design molto ben fatto. È anche interessante l'Elifar X1 perché ha due batterie in bundle che gli danno un tempo di volo di 15 minuti, che non è poco. Certo, la risoluzione per 640x480 con 0,3 megapixel è piuttosto modesta e non è noto quale sia il frame per second, ma saranno valori sicuramente molto molto modesti. Le immagini saranno sicuramente molto sgranate, ma comunque per un drone iniziale per approcciare a questo mondo, secondo me, è più che sufficiente. Non mi ha convinto per niente il drone Kaideng K90 perché non si capisce come mai dal telecomando non sia possibile attivare la telecamerina incamerando dati in wifi su una unità di memorizzazione quale un notepad o uno smartphone. Thank you.